maestro. Grande maestro. Bellissima. Buonasera. Bellissima. Buonasera. Allora, ci abbiamo un microfono. Sì, sì. Scusate, sono emozionato perché è praticamente la prima volta che siamo al teatro insieme e abbiamo questa sera un concerto meraviglioso. E questo è l'inizio, perché poi avremo l'11 di novembre il concerto classico per quanto riguarda San Martino, è il nostro patrono. E allora, forse per presunzione, l'ho detto io, se Milano apre la scala per Sant'Ambrogio, San Nicola Bari apre il concerto e noi si apre la stagione concertistica o anche diversa a Pietrasanta. Ma però stasera il maestro Gutmann ci ha dato una priorità di queste cose, bellissimo. Grazie maestro, sei un nostro amico, concittadino, che ci hai onorato delle tue grandi, non solo musiche che fai, ma quello che porti. Hai portato delle cose meravigliose. La signora è meravigliosa. Pertanto io mi fermo qui perché sono un po' emozionato, ve l'ho detto. Bene, grazie, passo la parola al mio sindaco, che guardate che senza di lui non si fa nulla. Vabbè, comunque andiamo avanti. Alberto, dici qualcosa. Se mi dai il microfono volentieri. No, buonasera a tutti, grazie di essere a questa serata. È un teatro rinnovato, il primo concerto che facciamo, abbiamo fatto un bel investimento, un grande investimento, di poltroncine, insomma arredi, è veramente stato uno sforzo importante. Questo perché vogliamo bene alla nostra città, vogliamo migliorarla in tutti i suoi aspetti. Oggi c'è stata l'inaugurazione della mostra di Tano Pisano, che vi invito perché è bellissima, in Sant'Agostino. E naturalmente continueremo a lavorare veramente per la città, per i nostri concittadini, le nostre famiglie, i nostri imprenditori. Crediamo di a fine mandato di avere un riscontro positivo. Il lavoro che facciamo e l'impegno che ci mettiamo è tantissimo. Alfredo, che è il presidente della Virsigliana, ha fatto una stagione fantastica. E i conti tornano, le presenze tornano, quindi abbiamo i numeri tutto a posto. Poi questa amicizia, questo amore che ha il maestro Gutmann con sua moglie per la città è veramente una cosa incantevole. E quindi siamo veramente felici e onorati veramente di aprire, inaugurare il teatro con le presenze, con tutte le vostre presenze, con quello che poi ci farà sentire il maestro Gutmann con tutti i suoi musicisti. Veramente siamo felici e onorati. Oltretutto maestro anche cittadino onorario, e questo amore bisogna mantenerlo e coltivarlo, e collaborare insieme per il bene della nostra cittadina, della nostra comunità. Quindi grazie e buona musica a tutti. Maestro, ci puoi fare un anticipo di quello che andremo ad ascoltare? Sì. Prego. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Una serata davvero un po' improvvisata, perché l'idea è venuta di portare il grande violinista cigano Roby Lakatos, che ha ricevuto ieri il premio a Cremona del Mondo Musica di Cremona, della Fiera di Cremona, la più importante d'Europa per i musicisti, per i luthari di Tario, e ha ricevuto il premio ieri proprio. E abbiamo pensato con l'organizzatore Roberto Proseda, che è direttore artistico della Fiera di Cremona, di organizzare questo concerto qui a Pietrasanta per l'Italia, perché è l'unico concerto che dà Roby Lakatos quest'inverno in Italia. Quindi è venuto proprio oggi, siamo arrivati oggi da Cremona per suonare per voi. E, sai, da 15 anni io provo a portare nel festival qui Pietrasanta in concerto la musica classica, ma anche la musica di tradizione, la musica popolare nel senso il più nobile del termine. E abbiamo avuto musica cigana già con Roby Lakatos, altri, tango, il jazz, klezmer.
e quindi è un ponte, lui rappresenta un ponte tra il jazz, la musica klezmer, la musica zigana e la musica classica, è unico nel mondo. Possiamo dire che siamo veramente felici di avere la presenza di Roby Lakatos e il suo ensemble. E noi all'inizio, con Jing Zhao, mia signora, portiamo un duo, bellissimo duo di boccherini, che era anche un ponte dentro la Spagna e l'Italia, anche tra la musica popolare e la musica classica. E iniziamo con questo e poi lasciamo il palcoscenico a Roby Lakatos e il suo ensemble. Grazie mille. Grazie maestro, grazie signora, grazie signor sindaco. Andiamo a... Thank you.
Quindi questo era l'antipasto. Adesso primi secondi. Con Roby Lakatos e il suo ensemble. Buona serata, grazie.
show today here in Pietra Santa with my band. So I would like to present my musician for you first time. My second violin player, the greatest second violin, Mr. Laszlo Boni. Our guitar player, Gábor Ladány. And the maestro of the timbalo, Mr. Jenő Lisztes. And the double bass, Mr. Guillaume Chevalier, the brass. So the first piece was the Fire Dance from my CD, actually, Fire Dance. And now this is, it's a very nice potpourri from the Russian music potpourri, and we continue with really very interesting and very nice different. Thank you.
Thank you.
you very much, ladies and gentlemen. And now I would like to announce the next piece. It's a very special because it's a solo cimbalo this time. And the maestro, he played for you The Flight of the Bumblebee from Rimsky-Korsakov with a very special arrangement. So, Mr. Jenő Lisztes. Thank you.
Thank you.
Molto grazie. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now I would like to play our last piece for this evening show with our great special guest for this evening, with Mr. Maestro Michael Gutmann. We play one, of course, some Italian song from Vittorio Monti, the Giardash.
Ladies and gentlemen, it's a really great honor for me. Maestro Michael Gutmann. Mr. Gabor Ladani. Second violin, and Laszlo Boni. Double bass, Guillaume Chevalier. Thank you very much. I hope see you very soon. Thank you very much. I wish you all the best after this COVID and everything. I hope see you very soon. Thank you very much. God bless you.
Bravo. Grazie, grazie. Grazie, molto grazie. Molto grazie. Thank you.